Preparatevi perché la cameretta di Alissa non l'avete mai vista così. Ciao ragazzi! Ciao! Da un bel po' di tempo, praticamente da sempre, voi ci chiedete il room tour della casa. Ecco, la casa a Rovigo. Noi però, come sapete, ci siamo trasferiti a Roma. E adesso questa casa di Rovigo la stiamo svuotando perché la dovremo vendere. Sì, e non sarà più nostra. E allora, prima che sia troppo tardi, noi vi vogliamo accontentare e fare finalmente questo room tour della casa a Rovigo. Sei pronta, Lissa? Sì. Allora adesso partiamo da qui, dal soggiorno, e vediamo che cosa c'è. Allora, vai qui all'angolino, c'è ancora... la casa delle bambole. La casona delle bambole, questa troveremo il modo di portarla con noi. Sì, perché ce l'ho da sempre, è anche un ricordo. Sì, e quanto ci abbiamo giocato, ci abbiamo fatto un sacco di cose, proprio bella. Beh, magari adesso in macchina non c'entra. Comunque ragazzi, la casa così ordinata, penso che non l'abbiamo mai vista in tutta la nostra vita. Mai. Solo che la maggioranza delle cose è finita già negli scatoloni, pronta per essere portata via. Molte cose le abbiamo già regalate, date a qualcuno, e questo è quello che per ora è rimasto, dovrà poi venire con noi. Questa è la libreria dove c'erano un po' di libri, c'erano anche tutti i giochi della PlayStation che ora non ci sono più. Io questo lo voglio prendere. Questo ce lo portiamo, quello che con l'incenso sembra fa latte. La cascata di fumo. Qui abbiamo un po' di Lego, anche questi poi dovranno venire con noi. Ma di qua c'è una delle cose più belle di questa stanza. Che cos'è? L'arcade. L'arcade con dentro tutti i giochi di tutte le console vecchie, bellissimo. Qui su questo abbiamo fatto un video a parte che se guardate sul nostro canale lo trovate. Se cercate cabinato sala giochi, qualcosa del genere, poi magari mettiamo il link in descrizione. Qui selezionate una console e poi dentro trovate tutti i giochi di quella console. Doraemon, dopo ci giochiamo. Questo pure dovrà venire con noi in qualche modo, solo che per il momento nella casa a Roma non c'entra. Quindi dovremo trovare o un altro posto oppure fare spazio a casa nostra a Roma. Comunque continuiamo questo tour. Qui c'è il divano. Ah, quante lotte su questo divano, te e Daniel, con quei piedi. Ah, fammi spazio, là ci sto io. Su cui si guarda la TV. Qui c'è il tiragraffi di Bia. Con Bia incorporata. Anche questa viene con noi, Qui c'è il robottino che lava per terra. Qui c'è il cagnolino che sporca per terra. E di qua c'è... la cucina. E qui che cosa ci abbiamo fatto, Alissa? Ci abbiamo fatto girare la lampada. Vediamo il gran divertimento di questa lampada. Ok, ma a parte girare la lampada, i caffè e le colazioni, che altro ci abbiamo fatto di famoso in questa cucina? Le ricette di Alissa. Eh sì, sono nate qui le prime ricette di Alissa. Il pollo all'arancia. Ah, quello buonissimo. La pasta con il tonno e le olive. Vero, buono. I pancakes. Ne ho fatto un sacco di cose. I biscotti. E poi non abbiamo fatto vedere questo, il pianoforte. Il pianoforte e la scrivania di Daniel con il computer. Poi andiamo su o giù per primo? Giù. Prima giù, ok. Andiamo a vedere giù dove c'è la nostra stanza multifunzione. Classico sottoscala spaventoso dei film horror. Però questo non è spaventoso perché ci sono cose belle, tipo i giochi da tavolo. Qua ci sono tutti i nostri giochi da tavolo. Però un bel po' me li voglio proprio portare subito a Roma, perché sì, ci voglio giocare. Guarda che è arrivata. È arrivata a Bia, le piace stare qua sotto. Sì, comunque questo è il mio gioco preferito. Salva le scimmie. E comunque tanti giochi di questi non li abbiamo nemmeno ancora provati. No, infatti, per esempio io voglio portarmi Cookie Box, che è piccolo, c'entra in valigia e mi sembrava anche molto carino. Poi abbiamo Ticket to Ride, pure che bello, Cluedo. Vabbè, insomma, abbiamo un sacco di giochi.
e ce li prenderemo. Insomma, questa stanza, pensate che all'inizio era un garage. Al posto della porta e della finestra c'era quella classica saracinesca basculante che serve per entrare con la macchina. Era troppo piccola quando l'abbiamo fatto. Non te lo ricordi com'era prima? No. Sì, c'era proprio quell'entrata così. Abbiamo fatto questi lavori e l'abbiamo trasformato in un'altra stanza, perché così potevamo ospitare i nonni, gli amici, i cugini che venivano a trovarci da Roma. Infatti l'abbiamo usata parecchio questa stanza, eh? E qui su ci sono ancora delle cose che dobbiamo prendere, altre pianole. Qui abbiamo già svuotato tutto però. Poi... questo martello. No, queste sono delle cose che dobbiamo portare al mercatino. Guarda qua. Vai, spacca tutto! Ecco, è spaventato Bia. E in questa parte che ci sarà? Vediamo. La zona lavanderia. Questa è una parte che non si è vista molto nei nostri video, però in uno sì. In uno sì, in quello in cui lavavi tutti i tuoi peluche. È vero. Sì, perché avevamo provato questa super lavatrice che c'era appena arrivata, che ha il doppio cestello, che abbiamo fatto un po' di roba qui, un po' di roba lì. E poi nel frattempo, visto che due bagni non ci bastavano, guardate che ci siamo inventati dietro la tenda un altro bagnetto segreto. Va bene, adesso andiamo su, ragazzi. Prima di andare via voglio far vedere una cosa che mi mancherà molto. Che cosa? Il congelatore dove ci mettevamo le pizze surgelate. È vero, perché abbiamo già un bel frigo grande, però non ci bastava neanche quello, soprattutto per le nostre pizze, e le mettevamo qui. Adesso invece a Roma abbiamo un frigo piccolissimo che c'entrano solo 4 cose alla volta, e quindi dobbiamo fare la spesa tutti i giorni. Però meglio, perché così facciamo un movimento, ogni giorno usciamo, ogni giorno ci muoviamo e siamo molto in forma. Comunque, torniamo su che ci manca ancora un altro bel pezzo della casa, ragazzi. Salve. Dai, dai, andiamo, andiamo. Andiamo a vedere cosa c'è su. Abbiamo un seguace, un follower. È la nostra follower, Bia. Ok, siamo tornate qua. Che altro c'è da questa parte, Alissa? Vai, fammi un po' il tour della casa, tipo agente immobiliare, anche perché se la dobbiamo vendere, ragazzi, guardatela, perché se vi piace, magari ve la comprate voi, venite a vivere nella casa di Silvian Kids. Sì. Poi magari ci fate voi i vostri video. Vai, spiegami, cos'è questo qua, questo cancello, per chiudere la prigione? Questo ovviamente l'avevamo messo per quando erano piccoli Alissa e Daniel, per non farli andare sulle scale, però ci è venuto utile anche per magari non far salire il cane, oppure quando veniva a trovarci il cuginetto Damiano che era piccolo, quindi poi alla fine l'abbiamo tenuto. No, aiuto, voglio uscire da qui. Ah, ok. Poi ce n'è anche uno di sopra. Oh, qui c'è un altro bagno, il bagno di Bia. E di qua che c'è, Ali? L'altro bagno. Il bagno umano o per gli animali? Umano. Va bene, qui insomma c'è la doccia, il lavandino, il water, il bidet, ci siamo noi, ciao. Ok, il bagno l'abbiamo visto, poi? Poi andiamo di sopra. Queste scale anche ci hanno fatto fare un bel po' di movimento, eh? E ti ricordi quando ci sei buttata con il cartone? Sì, mi sono ricordata pochi giorni fa. Avevi fatto lo scivolo. Aiuto, ho sentito un rumore, che era? Dove è venuto? Aiuto, dove è venuto? Aspettate, questo room tour si potrebbe trasformare in qualcosa di strano, tipo quei video dove vanno nelle case infestate. Io tipo... Ma veniva dal bagno? Non lo so. Aspetta, controlliamo il bagno, così facciamo vedere il bagno. Allora, c'è qualcosa nel bagno? Io l'ho sentito venire da qua. Allora, qui c'è effettivamente il bagno. Ah! Oddio, 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 oddio. No, l'avevo pure sentito che veniva da qui, però poi non pensavo. Tu hai guardato lì dietro e non hai detto niente. No, perché l'ho guardato sopra. C'era dietro l'asciugamano. Comunque anche tu hai guardato lì, eh? Sì, ma non l'ho visto, ma perché poi l'ho guardato poco? Perché tu ci avevi già guardato e ho detto non c'è, dai. No, vabbè, che colpo, ma perché ci fa sempre questi jumpscare quello? Comunque in ogni video che c'è Daniel ci fa prendere i colpi. Sì, esatto. Non lo so cos'è, il mostro del gioco. Vabbè, comunque questo è il bagno, ragazzi, non è che c'è molto da vedere, non credo che vi interessi molto, però è la cosa più utile, penso, della casa. Poi vediamo. Qua di qua c'è la stanza di Daniel. La stanza. Ah, guardate che poi cosa c'è scritto: vietato l'accesso ai mostri. Quindi non ci può entrare. Quindi qua mostri non ce ne dovrebbero essere. Lavori in corso, vabbè.
tutta la porta piena di adesivi. Entriamo nella stanza di Dani, anche questa l'abbiamo già svuotata, quindi c'è rimasto poco, però tutti i Lego sono ancora qua. Qui ci sono tutti i Lego Duplo, qui ci sono tutti i Lego normali, tutti questi cassetti pieni di Lego. Qua c'erano tutti i libri. Qua ci sono ancora tutti i libri, questi non li abbiamo ancora presi. Ce n'erano di più. E qua altri libri, perché Daniele legge un sacco. Legge e gioca con i Lego. Poi qui c'è un bel mappamondo. Poi... Che c'è? Questo è uno dei miei libri preferiti. La casa stregata, era bello, tutto pop-up. Poi qui c'è il letto di Daniel con la TV, a cui aveva collegato la PlayStation. E qui abbiamo catalogato già tutte le cose che poi dovremo portare via. Qui ci sono tutti i pupazzetti. Tutte le cose di Minecraft, gli Skylanders. E poi sembra disordinato, ma vi ero sicura è molto più ordinato di prima. Sì, prima c'erano questi giochi, però messi tutti a caso, buttati così. Invece adesso stanno dentro delle scatole e quindi sarà facile poi trasportarli. E qui ci sono tutti i Lego che praticamente lui se li sta collezionando così in scatolati, perché dice che poi avranno un valore. Okay. Io credo che abbia anche ragione. E qui ce ne sono altri. E questo è il passatempo preferito sui letti. Però senti, ma quel mostro che abbiamo visto prima non è che salterà di nuovo fuori, ma sotto al letto non è che c'è. Vediamo. Oddio, per fortuna no. Oh, che ricordi quel quadro? Me lo ricordo benissimo, solo perché dietro c'era spuntato un millepiedi gigante. Ma dai, che ricordi? Ricordi proprio bellissimi del millepiedi gigante. Questo quadro, tra l'altro, l'ho fatto io. L'ho dipinto io quando era piccolino Daniel. Guardate, c'è la mia firma autografa. Silvia Leonardo, quindi è un originale Silvia Leonardo. Questo un giorno lo vedrete nei musei accanto a Van Gogh. In realtà lo vedrete accanto a Van Dog. Okay. Van Dog è il pittore, però cane. Ah, Dog! C'è il razzo spaziale, la barca, Super Mario, un po' di cose. La ranocchia porta tutto, utilissima! Chi comprerà questa casa avrà in omaggio la ranocchia porta tutto! Solo quella vale il prezzo della casa. Ma anche questi adesivi di Super Mario, che se siete dei fan, sono veramente belli. Va bene, dai, andiamo a vedere le prossime stanze che ci mancano, perché è quasi finita qui, eh? Cosa manca? La camera tua? Vediamo, aspetta, ma la camera tua la possiamo tenere per ultimo? Vediamo prima la mia, dai. Prima la tua, dai. Prima la mia, che è un po' meno importante. Vediamo se è uno spazio sicuro. Allora, questa è la mia stanza, penso che l'avete vista pochissimo nei video, perché abbiamo fatto quasi mai video qua, forse. Vero. Qualche app mentre eravamo a letto, tipo nascondi l'oggetto su Toca World. Vero, sì sì. E vabbè, comunque questa è la mia stanza. Non aprire quegli armadi che c'è tutto mucchiato lì dentro. Non vi spaventate. Ah! Richiudi. C'hai pure messo delle scarpe. Sì, questo era il nostro faretto per i video. Questo è un quadro che ha fatto il mio papà. E questo? No, è del Crystal Ball. Solo che sai che cosa io ti dicevo? Che quello era il sangue che ti eri fatta cadendo su quello spigolo. Sì. Per convincerti a non saltare sul letto. Va bene, e ora arriviamo alla stanza forte di questa casa, quella che avete visto di più in assoluto in tutti i nostri video. Però non l'avete mai vista come adesso. Siete pronti? Proprio... Sarà uno shock. Ragazzi, sarà uno shock. Preparatevi. Preparatevi, perché la cameretta di Alissa non l'avete mai vista così. Ecco. Andiamo. Guardate. Guarda. Cioè, che vuota rispetto a com'era prima. E che ordine. Sì, infatti. Non l'ho mai vista così ordinata in tutta la mia vita. Vedete, qui ci sono un po' di giochi che si vedono, eccetera, eccetera. Però, in realtà, poi... Il cassetto delle Barbie, per esempio, aprilo. Non c'è più niente. Il cassetto dei mille pupazzetti? Non c'è più niente. Dentro questi cassetti? C'è un sacco di schifezza. Ancora roba. Però qui non c'è più niente. E anche qui. Dove sono finiti tutti i giochi di Alissa? E anche quelli nelle scatole, catalogati per essere portati via. Pinipon, ballerine volanti, bambole, le Cry Babies, Magic Tears, i cuccioli e le cose per fare il negozio d'animali. Orso Bruno! Almeno li ritroviamo qua. Qui ho fatto tutto questo sacco pieno di micro pupazzetti, LOL, tutto quello che ho trovato nel cassetto. Ovviamente abbiamo fatto un lavoro
burrone, ragazzi, per decidere cosa tenere, cosa era da buttare, perché c'erano anche tante cose inutili. Non è che abbiamo aperto il cassetto e l'abbiamo travasato, no? Abbiamo guardato uno per uno, questo sì, questo no. Sì, e poi tante cose che ci piacevano le abbiamo dovute rinunciare. Sì, non potevamo tenere tutto, però l'abbiamo portato da Seconda Manina, che è un negozio dell'usato. Dopo magari faremo un video a parte dove portiamo le ultime cose da Seconda Manina, ve lo facciamo vedere. E un po' di cose le abbiamo regalate a dei bambini che magari non avevano la possibilità di comprarli. Tutte le Barbie sono finite in questo scatolone che è proprio tematizzato Barbie. Olè! Anche queste in realtà le dovremo ancora un po' selezionare, però per ora le abbiamo messe qua. Non riuscivamo a fare tutto in 10 giorni, perché sono 10 giorni che stiamo lavorando qua, Non è così facile come sembra nei film. No, non è come su Tag Award che basta spingere un tasto e tutto ritorna alla posizione iniziale. Qui comunque abbiamo questa bella casa delle bambole, mi pare si chiamassero Enchantimals. Non lo so. Perché sono animali incantati, vieni. Sì, ma comunque io li voglio tenere questi animaletti, guarda che carini. Sì, ma poi è proprio la casa che è bella. Qua ci verrebbero delle bellissime storie. Infatti. E qui abbiamo anche quella di Ciccio Bello, anche questa era molto bella. Questo era il tuo mobiletto, anche questo tutto bello ripulito. Anche qui, ragazzi, è sparito tutto, però abbiamo tenuto fuori una cosa. Praticamente il primo video del canale, uno dei primissimi video del canale, quello più visto in assoluto, il vostro preferito. Qual è? Qual è? Chi è il protagonista? Ciccio Bello! Ciccio Bello, pappa e mi scappa, che ora non lo producono più. Ma lo sai che un sacco di mamme e papà mi scrivono: ma dove lo troviamo Ciccio Bello, pappa e mi scappa, che abbiamo visto nel vostro video? E niente, io l'ho cercato su Amazon, l'ho cercato ovunque. Non lo producono, ma giochi preziosi! Il nostro video ha 50 milioni di visualizzazioni, forse anche di più. Quindi un sacco di bambini lo conoscono e lo vogliono, ma perché non lo fate più? Che poi sì, lo chiedono a me, e io uno solo ce n'ho, non è che lo posso dare a tutti. Quindi, secondo me vi conviene farlo, perché lo vendete, ne vendete un sacco di questi. Ho un'idea, Alissa! Rifacciamo il video in cui ci prendiamo cura di Ciccio Bello! Sì! 6 anni dopo, facciamo il remake! Sì, sì! Ok, allora ragazzi, non in questo video, ma magari nel prossimo, comunque in uno dei prossimi, noi faremo il remake di Ciccio Bello! Ok, insomma, ragazzi, questo... Aspetta, ho sentito un rumore. Aspetta, andiamo un attimo a vedere giù. Volevo finire il video normalmente, ma... ok, erano gli animali, credo. Oh, aspetta, è cambiato il gioco, non avevamo lasciato Doraemon. Ma è cambiato da solo? Forse è stato il gatto che sta andandoci sopra. Ah, ecco, ecco, si spiega tutto, ok. Comunque, ragazzi, questa era la... Ma questo è pazzo! È fuori di testa! Ma è figlio mio, ho fatto io questo! Non lo so! Non lo so! Insomma, ragazzi, questo è il room tour della nostra casa a Rovigo! L'ultimo però! Perché poi ce ne andremo, la venderemo! Diventerà la casa di qualcun altro! Ma vi mancherà un po' questa casa? Io sì! Sì. Moltissimo. In confronto a quella che abbiamo a Roma è molto più grande. Sì, però a Roma è più grande il fuori della casa. Ci sono più cose fuori, qui c'erano più cose dentro. Lì ci sono più cose fuori e ci stiamo divertendo un sacco. Anche perché, come vedete, facciamo un sacco di esperienze. E poi magari un giorno riusciremo a prendere una casa più grande anche a Roma e faremo il room tour anche di quella. Va bene, comunque ragazzi, speriamo che questo video vi sia piaciuto. Aver rivisto tutti questi posti che ci hanno accompagnato nei nostri video in tutti questi anni, ma adesso ci saranno dei posti nuovi in una casa nuova, e però ci saranno comunque belli, no? Che dici? Sì! Tanto alla fine siamo noi che contiamo, no? La casa. E allora noi vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video. Ciao!